Apple Watch Second Series, perché chiamarlo semplicemente Apple Watch 2 era troppo semplice, vero? Vero? Buongiorno, buongiorno, benvenuti qui su YouTube, qui in un nuovo video, un focus sull'Apple Watch Second Series, che io insieme a tutto il mondo chiameremo Apple Watch 2, come all'inizio l'Apple Watch per 6 mesi l'abbiamo chiamato tutti iWatch, ora abbiamo imparato il nome Apple Watch e va ricambiato, quindi no. Tutti aspettavamo l'Apple Watch 2, invece no, va bene, si divertono a cambiare i nomi. Comunque sia, l'Apple Watch 2 è stato presentato insieme all'iPhone 7, ovvero il mercoledì 7 settembre. Quali sono le novità? Prima di tutto, completamente impermeabile. L'attuale Apple Watch è resistente agli schizzi e comunque sia immersioni massimo di 10 minuti. In sostanza invece il nuovo Apple Watch, l'Apple Watch 2 insieme all'iPhone 7 e 7 Plus è completamente impermeabile, tanto è vero è stato sponsorizzato proprio come primo video di uno che va in piscina, nuota e ha l'Apple Watch al polso. Apple Watch 2 che esteticamente non cambia assolutamente niente, non è più sottile, non è più grande, non è più definito. Ci sono sostanzialmente gli stessi colori e quindi in sostanza è compatibile anche con gli stessi cinturini, fortunatamente. Cambia solo il suo interno. Prima di tutto, cosa cambia? Processore Apple S2. Attualmente l'Apple Watch 1 monta l'S1 single core. Il nuovo Apple Watch 2 ha il processore S2 dual core, quindi sarà il doppio più veloce. Una batteria che, stando ai rumors, insomma, non perché debba uscire, ma perché non c'è ancora la conferma ufficiale, è leggermente più grande, quindi più capiente. Disponibile sempre in 38 e 42 mm, probabilmente avrà 1 giga di RAM, mentre attualmente l'Apple Watch 1 ha 512 MB, quindi mezzo giga. Integrato, la vera novità appunto è il GPS, quindi sarà ancora più indipendente dall'iPhone, nonostante non abbia ancora la capacità software, ma credo che a questo punto avverrà con il nuovo aggiornamento non WatchOS 3 ma bensì WatchOS 4 dell'anno prossimo. Ancora non ha la capacità di connettersi direttamente al Wi-Fi, ma per come sta prendendo la strada è solo questione di tempo. Quindi ha di novità il sensore GPS e poi in sostanza uno schermo migliore che, a quello che ho capito, dovrebbe avere ugualmente il True Tone Display, quindi un display che si adatta meglio alla luce solare o meno e soprattutto è più visibile. Queste sono in sostanza le novità. Disponibile ad un prezzo dell'attuale Apple Watch, il prezzo che è stato lanciato Apple Watch, quindi 469 per il modello da 42 mm e 419 per il modello da 38. Disponibile in varie tonalità, perché comunque sia, oltre ai vari colori dello sport, quindi abbiamo il grigio siderale che ora è diventato nero, poi abbiamo l'argento, poi l'oro rosa, abbiamo più l'acciaio e in più un nuovo modello in ceramica bianco, bellissimo, perché bello è bello, con un piccolo sovrapprezzo che arriva a $1,500, ci sarebbero 1,500 euro. Non è stato più menzionato l'Apple Watch Edition, cioè la versione in oro, quindi probabilmente presumo che sia stata cancellata perché nel senso, chi l'ha mai comprato, chi lo comprerà mai un Apple Watch in oro? Nessuno. Comunque, gli accessori sono tutti compatibili, i cinturini sono tutti compatibili, modalità di ricarica, il dock per la ricarica, le applicazioni e soprattutto WatchOS 3, che al loro interno attualmente sia Apple Watch 1 che Apple Watch 2 hanno le stesse funzionalità. Probabilmente le funzionalità, date ovviamente dalla capacità hardware nuovo dell'Apple Watch, le vedremo in futuro. Nonostante WatchOS 3, già dalla beta, che cosa cambia WatchOS 3? Lo ripetiamo. Applicazioni native, dock, centro di controllo, centro notifiche, possibilità di avere quadranti personalizzati, nuova applicazione Brit, tutto migliorato e più complicazioni. Questo è tutto il nuovo sistema operativo che è fantastico, io non vedo l'ora. Ovviamente gioverà di cosa? Del processore dual core e di 1 giga di RAM, quindi andrà molto più veloce. Però comunque sia, credo che vada molto bene anche sull'Apple Watch attuale, quindi di fatto, perlomeno in principio, Se non emergono applicazioni native più importanti, ad esempio WhatsApp, Facebook e compagnia bella, che di conseguenza ti porterebbe ad avere un multitasking molto attivo, attualmente non c'è neanche un grosso motivo di avere l'Apple Watch 2, perché appunto finché non ci sono le applicazioni utilizzate non ha senso. Qualora invece tutte le principali applicazioni più famose diventassero tutte native e tutte compatibili con l'Apple Watch, a quel punto effettivamente l'hardware che è stato introdotto con il modello nuovo sarebbe sicuramente necessario per un utilizzo più completo. Quindi sono molto felice dell'Apple Watch, mi piace molto e probabilmente appunto
punto, se dovessero arrivare tutte queste applicazioni, lo comprerò. Preferirei a questo punto fare il cambio dell'Apple Watch, dato che se ci fossero tutte le applicazioni di cui necessito, userei molto più questo in una vita normale durante la giornata, piuttosto che l'iPhone 7, che è bellissimo ma costa troppo secondo me, e ci sto seriamente pensando. È la prima volta nella mia vita in cui sto veramente valutando di non comprarlo. Comunque, questo è un mio aspetto personale. Una cosa che mi ha fatto invece molto arrabbiare, si fa per dire, è che nonostante sia stato lanciato l'Apple Watch 2, è stato aggiornato anche l'Apple Watch 1, quindi troveremo in vendita a partire dal 13 settembre o dal 16 se non sbaglio, l'Apple Watch 1 con processore S2, ovvero cosa fanno? L'Apple Watch di prima generazione non viene abbandonato dal mercato, il che è giusto, d'accordo, però viene aggiornato hardware, quindi rimane un Apple Watch senza GPS, senza impermeabilità, con mezzo giga di RAM, però con un processore dual core, ad un prezzo ridotto di quanto l'abbiamo pagato noi possessori di Apple Watch ad esempio da un anno. Quindi nel mercato troveremo un Apple Watch 1 con l'hardware dell'1, però con un processore dual core, ad un prezzo minore di quanto l'abbiamo pagato noi quando è uscito, comunque sia fino ad oggi, e poi allo stesso prezzo un Apple Watch 2 con tutte le novità del secondo modello. Ecco, io non capisco questa mossa, perché questa mossa può far arrabbiare gli utenti. Giocano su questo perché? Perché l'Apple Watch è un mercato giovane, possono permettersi di farlo perché non c'è una massa dietro, e soprattutto mi domando a questo punto, ok, allora se fate questo vuol dire che avete grandi programmi per quanto riguarda WatchOS 3 e tutte le applicazioni che verranno, e a quel punto credo che se così fosse sarebbe necessario, tra virgolette, l'acquisto del nuovo modello. Ditemi voi cosa ne pensate. Mi piace molto l'Apple Watch di seconda generazione, così leviamo il vin dai fiaschi, lo chiamiamo in un termine appropriato, però non ho molto digerito, o meglio, non ho molto compreso l'aggiornamento parziale ricevuto dal primo modello che rimane in commercio potenziato. Quindi in realtà arriva, non c'è un Apple Watch 1, ma c'è un Apple Watch 1S e poi il 2. Perché questa cosa? Perché? Perché? Rispondetemi, ok?